Buongiorno a tutti, mi chiamo Carmen Del Conte e lavoro da numerosi anni presso il Centro Medico di Veruno. È una fondazione di ricovero e cura e ci occupiamo della riabilitazione prevalentemente di pazienti con esiti di stroke nel nostro reparto. Come vi ha già fatto dottor Petrarca prima, un excursus, è una proposta terapeutica che è relativamente recente, possiamo pensare agli ultimi, grosso modo, gli ultimi 20 anni, che viene utilizzata proprio per accelerare e migliorare il recupero motorio in quei pazienti che hanno subito una cerebrolesione vascolare, quindi parliamo di pazienti con esiti di stroke oppure con esiti di trauma cranico. Ci sono gruppi che si occupano anche di pazienti che hanno avuto lesioni midollari e affetti da sclerosi multipla, come parlerà la relatrice che mi seguirà. È importante fare un accenno a quelli che sono i presupposti da cui parte la riabilitazione robotica. Ho già toccato qualcosa che non faccio fine presentazione. Aspetta, ok. I presupposti stanno nella capacità che possiede il sistema nervoso a riorganizzare la propria funzionalità in seguito sia a stimoli ambientali che a pratica di compiti motori, in seguito come risposta ad agenti farmacologici e per quanto ci riguarda in seguito a lesioni del sistema nervoso centrale periferico. Questo si chiama plasticità cerebrale. Infatti ci sono numerosi lavori che ci dimostrano che la corteccia motoria primaria è una struttura che è in grado di modificare la propria organizzazione anche solo dopo 30-40 minuti di esercizio attivo. Questo l'ho sottolineato, è la caratteristica fondamentale. Il movimento deve essere volontario, attivo. Sono state fatte delle ipotesi su quelli che possono essere i meccanismi che stanno alla base di questo fenomeno. Cioè ci sono le aree perilesionali che sono state rese temporaneamente inattive dal danno cerebrale che il paziente ha subito. Vengono attivate delle regioni che stanno all'emisfero controlaterale, che non è stato danneggiato, e alla riorganizzazione delle connessioni sinaptiche. Questi tre punti sono le tre ipotesi che stanno alla base di questo fenomeno di riorganizzazione. La terapia robotica non è ovviamente è una delle ultime proposte terapeutiche, non è la sola e ne sono per fortuna vengono utilizzate numerose. Viene applicata una fisioterapia intensiva, dottor Petrarca prima ci ha fatto vedere quante cose possono essere fatte con i pazienti, lui ce l'ha fatto vedere con i bambini, io vi parlerò dei pazienti adulti. La constraint induced therapy, che è un tipo di fisioterapia che ha un costo uomo altissimo, perché al paziente viene costretto a non utilizzare l'altosano, quindi vengono eliminate le strategie bimanuali ed è costretto nelle attività quotidiane ad utilizzare l'arto paretico. Altre tecniche come il biofeedback, qua vediamo uno stimolatore peroneale, scusate, qua c'è il biofeedback e qua abbiamo uno stimolatore peroneale. Tutto questo viene utilizzato per aiutare il paziente nel suo recupero in seguito a stroke. Ho cercato di fare un po' di ordine, ma giusto per dare due concetti, per dividere quelli che sono tutti i sistemi robotici proposti perché cominciano a essere veramente tanti, sia per l'arto inferiore che per l'arto superiore. L'arto superiore abbiamo quelli dedicati alla parte prossimale, a spalla e gomito, abbiamo quelli che si occupano invece della riabilitazione della mano, ma sostanzialmente abbiamo due tipologie di lavoro, gli esoscheletri e gli end effector.
Ve lo spiego facendovi vedere, ed è solo una citazione perché io poi mi occupo solo dell'arto superiore, cosa vuol dire esoscheletro ed endoeffector nell'arto inferiore. Più famoso di tutto il Locomat è un esoscheletro. Come vediamo ci sono degli apparati che vengono applicati alle diverse articolazioni e che possono aiutare e rilevano lo sforzo che il paziente fa articolazione per articolazione. Il gang trainer invece è un end effector, perché il paziente muove non ha nessun supporto sulle altre articolazioni, ma ha un manipolatore terminale che lui deve spostare nello spazio. Sarà poi questo effettore terminale che rileverà le forze che il paziente ha impresso, in questo caso nel cammino. Venendo all'arto superiore, invece, ho riportato qua due esempi di end effector, il mid-manus, come abbiamo già visto, il mime, e invece gli altri due che sono invece degli esoscheletri, questo lavora poi in assenza di gravità, e l'arm in, che applica appunto una struttura esterna articolazione per articolazione. La differenza sostanziale che esistono tra questi due tipi di modalità è che uno, l'esoscheletro ci dà più informazioni sulle singole articolazioni, su come lavorano e possono imprimere delle forze di aiuto nel movimento in modo separato. Per contro, l'end effector ha una facilità di uso, una semplicità di uso che gli permette di essere applicato un po' più su larga scala. Altro esempio, per allontanarci un po' di più dalla parte prossimale, l'avambraccio con il Bimanu Track del professor S, che permette movimenti di pronosupinazione dell'avambraccio e di flesso estensione del polso. Nella parte più distale, gli ultimi dispositivi in termini di tempo nati per la mano. End effector, come si vede, la mano è libera di eseguire il compito motorio di afferrare questo terminale. Esoscheletro, perché ogni articola, qui abbiamo sulle le metacarpofalangee e interfalangee bloccate a un esoscheletro, il compito del paziente è quello di prendere questa pallina. Quindi vi ho fatto vedere come l'approccio può essere diverso e come esistono numerosi tipi di robot end effector ed esoscheletro per tutti i distretti che devono essere riabilitati. Per dare un inquadramento ancora, per addentrarci un po' di più nelle caratteristiche che vanno a definire i nostri robot, possiamo vedere che vanno da pochissimi gradi di libertà, anche da due, a volte alcuni ne hanno solo uno, quindi la possibilità di muoversi su un piano, a 18 gradi di libertà, che sono quelli dell'arto superiore, che permettono dei movimenti fluidi a tutto l'arto. Possono lavorare in modo passivo, resistivo o assistivo. Nella modalità passiva, lo dice la parola fa quasi tutto il robot. Nella modalità assistiva spesso il paziente inizia il movimento e poi interviene il robot ad aiutare nel momento in cui il paziente non è in grado di arrivare all'obiettivo, oppure lo accompagna anche in strada facendo, oppure nella modalità resistiva, cioè si pone da ostacolo al compito motorio che viene dato al paziente, cercando di complicargli un pochino la vita. I training possono essere monolaterali o bilaterali, come vi ho fatto vedere prima in quello di S, per esempio, il training può essere bilaterale. Per quanto ci riguarda, abbiamo la grossa letteratura, cioè il grosso lavoro che è stato fatto già da anni sulla spalla e il gomito, e adesso sono arrivati parecchi anche sul polso e sulle dita. Possono lavorare contro gravità o in assenza di gravità e possono essere coadiuvati da feedback visivo acustici. Spesso c'è uno schermo, spesso
sempre c'è uno schermo davanti a loro attraverso cui devono interagire, oppure possono essere immersivi nella realtà virtuale. Capite che le caratteristiche sono tanti, ciò che abbiamo davanti comincia a essere veramente una... sono tanti i robot tra cui oggi possiamo scegliere. Facendo un po' di storia, vediamo che già nel 1991, e prima è stato citato quell'articolo del professor Morasso che datava anche quello 1991, negli Stati Uniti è comparso il primo articolo che si occupa di tecnologia robotica, ma non aveva lo scopo di valutare che cosa facesse il robot. Lo scopo era semplicemente vedere come veniva accettato dal paziente e dai fisioterapisti. Infatti questo articolo non parla dei risultati, non dice nulla. Si concentra, e questo è interessante, ed è da quello che sappiamo non è una cosa così superata, si concentra molto sulla resistenza che avevano e che a volte rimane ancora da parte dei fisioterapisti ad accettare queste nuove strategie riabilitative. Buco di 6 anni compare nel 1997 il primo articolo che si occupa anche di risultati da parte del gruppo di Krebs, Hogan e Wolpe, che poi hanno dato vita a quello che è il capostipite di tutti i robot, che è il Mitmanus, fino ad arrivare ai giorni nostri, in cui sono veramente tanti gli articoli che possiamo trovare in letteratura. E su questo articolo ho trovato questa interessante figura che ci dice come sia aumentato dal 2005 al 2009 il numero degli articoli pubblicati in ambito robotico rispetto alle altre tecnologie che vengono utilizzate per la riabilitazione, come la realtà virtuale o la teleriabilitazione. Queste tre review invece si occupano, sono andate a vedere su un numero consistente di pazienti cosa è successo e cosa è stato ottenuto nei robot che si sono occupati della riabilitazione di spalla e gomito, perché all'inizio ci si è occupati solo della riabilitazione di spalla e di gomito. La mano è stata lasciata, si è pensato, vediamo cosa succede nella parte prossimale. Quindi, come possiamo vedere, gruppi consistenti di pazienti, ma non erano anche solo questi, pensiamo a tutti i trial che sono stati scartati perché non avevano le caratteristiche per poter rientrare in queste revisioni. E le conclusioni a cui si arriva leggendo tutte queste review è che innanzitutto due cose estremamente positive: che il robot rispetto a gruppi controllo migliora il controllo motorio sia a breve che a lungo termine, i risultati vengono mantenuti nei distretti riabilitati, cioè a spalla e gomito, che sono i distretti che hanno lavorato. Abbiamo un miglioramento del controllo motorio, alla mano non cambia nulla, migliora la forza e l'incremento di questa abilità motoria sembra essere superiore a quello ottenuto con la terapia fisica, anche se non ci sono delle evidenze così stratosferiche. La cosa negativa è che questi miglioramenti che si trovano alla spalla e al gomito, cioè migliora l'attivazione volontaria, migliora la forza, non ci sono cambiamenti sulla spasticità, purtroppo non hanno una ricaduta pratica, perché le abilità funzionali, le ADL, non cambiano. E questo è facilmente intuibile: se noi andiamo a riabilitare la spalla e il gomito e la mano rimane nella stessa condizione, la spalla e il gomito ci servono per spostare la mano nello spazio, ma se la mano rimane molto compromessa, è ovvio pensare che ciò che il paziente è in grado di fare non cambia. Come ultima aggiunta, però, c'è da dire che nei lavori che abbiamo visto in precedenza non erano stati inseriti
delle misure specifiche di destrezza del lato superiore. C'era un limite nel tipo di valutazione che era stata fatta. Vediamo invece adesso a quello che si è arrivato come conclusione per quanto riguarda invece la riabilitazione della mano. Lavoro recentissimo, appena comparso, del 2010, fatto su un gruppo non così grande di pazienti, o meglio, fatti su tanti piccoli gruppi, arriva a queste conclusioni. Ci dice che il controllo motorio, anche questo a breve e lungo termine, migliora, a differenza di quello che è successo, di quello che si è visto succedere per la spalla e il gomito. Far lavorare il paziente alla mano determina un miglioramento generalizzato a tutto l'arto, quindi anche alle articolazioni prossimali, però anche qua non tutti gli studi riportano un incremento dell'uso dell'arto nelle attività quotidiane, quindi anche perché i gruppi, come ho detto in precedenza, erano troppo piccoli, quindi insomma per quanto riguarda la mano c'è ancora molto da fare, nonostante la presenza sul mercato sia come dispositivi in vendita sia come prototipi di almeno una trentina di robot diversi che lavorano in modo diverso, con strategie diverse, ognuno con delle proprie caratteristiche. Anche questa è una cosa che viene spesso dibattuta, ne parlavamo prima, sulla necessità di cercare di trovare nei vari gruppi che lavorano sulla riabilitazione robotica e arto superiore delle strategie comuni, delle modalità comuni di lavoro. Possiamo quindi identificare però quelle che sono delle caratteristiche fondamentali della riabilitazione robotica, che sono i quattro punti che leggete, cioè deve essere volontaria, deve essere intensiva, la singola durata deve avere, la singola seduta deve avere una durata almeno di 40-50 minuti. Si deve ripetere nel tempo, in modo ravvicinato, sedute quotidiane che possono essere ripetute per settimane, e soprattutto deve essere compito specifica, cioè bisogna dare un compito al paziente da compiere, bisogna dargli una finalità, non bisogna fargli solo ripetere dei movimenti fini a se stessi. Ci permette, a differenza di altre tipologie di lavoro, di ridurre le strategie di compensazione. Quindi questi sono un po' 4-5 cardini che possiamo identificare in questo tipo di approccio terapeutico. Vi faccio vedere ora quella che è la nostra esperienza. Lavoriamo anche noi da un po' di anni sulla parte intermedio prossimale con due robot diversi. Abbiamo iniziato con Memos, che è stato il lavoro è stato fatto in collaborazione con l'Università Sant'Anna di Pisa, e negli ultimi anni stiamo lavorando con Braccio di Ferro, che è stato citato anche prima, fatto dall'Istituto Italiano di Genova, nato dal professor Morasso. E nell'ultimo anno invece abbiamo cominciato a mettere da parte qualche piccola esperienza sulla mano con un prototipo, con un apparecchio invece che è in commercio. Abbiamo lavorato con pazienti che hanno subito un'unica lesione cerebrovascolare e che presentavano una piccola attività volontaria. È necessaria, per le premesse che ho fatto prima, la presenza di attività volontaria. Li abbiamo sottoposti a training intensivi, e queste sono le caratteristiche: 40 minuti per seduta, due volte al giorno, 5 giorni alla settimana, per almeno 3 settimane. Le 3 settimane potrebbero anche essere di più, sono legate, per quanto ci riguarda, un po' anche alla durata del ricovero dei nostri pazienti, che non può superare, per alcuni di essi, non per tutti, il mese di ricovero. Noi lavoriamo con pazienti ricoverati, non lavoriamo con pazienti esterni.
Li abbiamo sottoposti a valutazioni cliniche, la valutazione della spasticità, del movimento, abbiamo misurato l'attività volontaria e li abbiamo sottoposti alla Fugelmeier. Ricordo, e non ne parlo perché sarebbe stato veramente troppo, del fatto che comunque abbiamo anche delle informazioni non solo dalle valutazioni cliniche ma anche dalle analisi che il robot stesso ci fornisce di qual è la performance motoria del paziente durante le varie sedute. Il robot ci dice come ha lavorato, quanto veloce è stato, quanto preciso è stato e come questo miglioramento, questo cambiamento che è avvenuto durante le varie sedute. Questo è Memus, è il primo robot con cui abbiamo cominciato a lavorare, quello fatto in collaborazione con il Sant'Anna di Pisa, lavora su due guide. C'è un'interfaccia con il paziente costituita da questo video. Il compito motorio del paziente è quello di spostarsi dal pallino giallo al pallino rosso, che di volta in volta cambia, deve ripercorrere la figura di un quadrato. E la nostra modalità è una modalità assistiva, cioè il paziente cerca di andare volontariamente verso l'obiettivo, il pallino verde del paziente, ci prova ripetutamente, riesce a fare quello che è in grado di fare, poi interviene il robot a finire il movimento e continua, il paziente continua a ripetere all'interno della propria seduta questa figura per cercare di migliorare le proprie strategie di movimento per andare a raggiungere questo pallino rosso. Ci sono dei feedback acustici e visivi, c'è un incremento del punteggio nel momento in cui il paziente riesce a raggiungere l'obiettivo per dare dei ritorni positivi al paziente che si controlla di seduta in seduta. Non va avanti. E quando ci sono i video c'è sempre... Ok, questo è parte... Ah no, io volevo passare all'altra diapositiva, sì. Perfetto. Questo è braccio di ferro, quello che vedete è un soggetto normale, a differenza di Memus non lavora su guida ma lavora su questo braccio. I compiti motori che poi abbiamo dato ai pazienti sono gli stessi di Memus, qui abbiamo poi la stessa interfaccia. Per avere una continuità di lavoro, per poter uniformare poi i dati e poter ingrandire sempre di più il nostro gruppo di pazienti. Solo tre diapositive per dire quali sono i nostri risultati. Un'analisi fatta su più o meno 80 pazienti che abbiamo riabilitato, confrontati con un gruppo controllo che sono stati sottoposti al medesimo tempo riabilitativo, cioè il paziente che ha fatto robot e fisioterapia e il gruppo controllo ha fatto fisioterapia raddoppiata per andare a raggiungere lo stesso tempo, come vi ho detto, di riabilitazione. La short non cambia, cioè non c'è un incremento di spasticità perché viene fatto fare più lavoro al paziente in modo intensivo, come critiche che erano state fatte all'inizio. C'è un grosso cambiamento nell'attività volontaria di abduzione di flessione di spalla, cioè il nostro gruppo robot aumenta di 20 gradi l'abduzione di spalla e di 25 gradi l'abduzione, quindi dati comunque che ci dicono che il cambiamento c'è stato e anche importante. Questo cambiamento ha avuto una ripercussione ovviamente anche sulla scala clinica della Fugelmeier e ci troviamo però a dire la stessa cosa che abbiamo visto nelle review che vi ho fatto vedere in precedenza. Il cambiamento c'è, importante, ma sulle ADL la situazione non cambia. Abbiamo cominciato come vi ho detto prima, ad avere qualche esperienza anche sulla riabilitazione della mano. Abbiamo acquistato questo dispositivo che è in commercio, si chiama Amadeo, questo è il nostro effettore terminale,
alle dita del paziente vengono agganciati questi magneti, sulle dita, che vengono agganciati su queste slitte, e il compito del paziente è quello di estendere ed eventualmente anche di flettere le dita, ma no, noi chiediamo solo l'estensione delle dita, perché il graspo comunque c'è, dobbiamo lavorare nell'altra direzione, nell'estensione. E c'è il solito feedback dello schermo, il paziente lavora con lo schermo davanti, capisce quando deve estendere. In questo caso qua la parte arancione è la parte volontaria eseguita dal paziente. Quando non applica più forza in estensione, interviene il robot a completare il movimento. Questo Amadeo funziona però solo in modo separato sulle dita e sul pollice, cioè noi possiamo lavorare in flesso e estensione di dita o in flesso e estensione di pollice in modo separato, insieme la cosa non avviene, oppure possiamo lavorare sul singolo dito. L'esperienza è ancora pochina, 8-9 pazienti, per cui è veramente troppo presto per trarre qualsiasi tipo di considerazione. Li abbiamo sottoposti alle stesse valutazioni che vi ho fatto vedere prima per quanto riguarda la parte intermedio-prossimale, aggiungendo però a questo punto dei test di destrezza, il box and lock e il nylon peg test, per ovviamente vedere se lì può cambiare qualche cosa. Caratteristiche sempre quelle che abbiamo visto in precedenza: presenza almeno di poca attività volontaria. E qui non ho messo dei punti di domanda, ma ci vorrebbero. Abbiamo cominciato a lavorare con questi pazienti forti dell'esperienza di anni che arrivava dal braccio. Abbiamo cominciato a lavorare nello stesso modo alla mano e le cose non sono andate proprio nella stessa direzione. E mi sono permessa, proprio perché le cose non sono andate nella stessa direzione, di fare solo alcune osservazioni limitate al nostro piccolo gruppo di pazienti, che sono pazienti comunque con degli esiti importanti di stroke, che forse dovremmo organizzare i tempi di lavoro in modo diverso, perché abbiamo visto che c'è un affaticamento maggiore con la mano. I primi pazienti abbiamo dovuto sospenderli perché hanno cominciato a lamentare dolore agli estensori delle dita, alla muscolatura delle dita, e non avevo visto che non andava bene. E per cercare di aiutarli per poter lavorare, perché comunque nel momento in cui il paziente lavora sull'estensione, si sforza, interviene il grasp della mano, li abbiamo associati gli ultimi a tossina botulinica, li abbiamo infiltrati con tossina botulinica ai flessori delle dita e anche del polso, perché comunque interviene anche lì. Come ho detto prima, per quanto riguarda la spalla e il gomito, anche qua i giochi sono un po' tutti da vedere. Queste sono tre osservazioni che butto lì e che sono, ripeto, limitate a quei pazienti che abbiamo visto noi. Nonostante tutto, siamo convinti che il trattamento robotico abbia dei vantaggi che sono indiscutibili. Prima cosa da dire è che che è sempre un'integrazione la fisioterapia tradizionale, non vuole sostituirsi a nulla, è uno strumento che viene dato a chi si occupa di riabilitazione, punto. Ci permette però di proporre una terapia più intensa e protratta nel tempo, senza questo gravare sui fisioterapisti, che non riuscirebbero a proporre lo stesso tempo lavoro, e soprattutto lo stesso fisioterapista potrebbe controllare più dispositivi che lavorano nella stessa stanza. Abbiamo un feedback del percorso riabilitativo, abbiamo tutte quelle informazioni che abbiamo visto anche prima, di come cambia la performance motoria del paziente. I trattamenti possono essere personalizzati e queste valutazioni sono soprattutto obiettive, non risentono un po' della soggettività delle valutazioni cliniche, che anche queste sono
cui si è discusso anche questo ampiamente. Prima di concludere, veramente l'ultima diapositiva, volevo semplicemente dire che noi facciamo parte di un progetto della Comunità Europea di cui il team leader è l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, che si propone di realizzare oggi dei nuovi dispositivi che si possono adattare in modo automatico alle esigenze, alle risposte motorie che il paziente dà. Cosa vuole dire? Oggi noi lavoriamo con dei compiti motori che sono fissi e di cui andiamo ad osservare dei cambiamenti. Scopo di questo progetto europeo è invece quello di trovare dei robot che cambiano di volta in volta rispetto a quello che può essere invece la per non utilizzare le risposte che si adattano al miglioramento del paziente proponendo sempre dei compiti più difficili, ma all'interno della singola seduta, non con l'intervento dell'operatore che viene che arriva invece di tra una seduta e l'altra. E con questo ho finito, nel nostro gruppo, il dottor Pisano che è il nostro primario, Colombo che è il nostro bioingegnere, che collabora con la signora Mazzone che è la nostra programmatrice. Noi non potremmo lavorare senza una bioingegneria a fianco, sarebbe veramente impossibile, e Bianca che è il mio collega. Come vi ho detto, abbiamo collaborato con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e con l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova che ci ha fornito i due robot con cui abbiamo lavorato.